Il cardinale arcivescovo ha celebrato domenica mattina una messa in cattedrale in occasione della Giornata Mondiale del Povero. Non distogliere gli occhi dal povero è il richiamo del Papa per questa giornata in riferimento a chi, nella parabola del Samaritano, non degna il bisognoso neanche di uno sguardo. L'arcivescovo ha ricordato i dati rilevati da Caritas sulla povertà in Italia. Nel nostro paese una persona su quattro è a rischio povertà ed esclusione sociale, per un totale di oltre 14 milioni di persone a rischio, il 13,4% dei bambini e dei ragazzi. Sono 2.187.000 le famiglie in povertà assoluta, 165.000 in più rispetto al 2021. La condizione di povertà non dipende dalla mancanza di lavoro. Se il 47% delle famiglie in povertà ha un capofamiglia occupato, il cardinale rivela anche la crisi del cosiddetto ascensore sociale, cioè la possibilità da parte di persone e famiglie di migliorare le proprie condizioni di vita grazie allo studio e al lavoro. Se si resta in condizioni di povertà nonostante la possibilità di lavoro, c'è tutto un sistema che deve essere rivisto per dare risposte. In realtà, tutti noi abbiamo tantissimo. Abbiamo la cosa più preziosa, quella che ci fa trovare tutte le risposte, che è l'amore, che non è dato dalla quantità. Vi ricordate i 5 pani per 10? Era niente. E niente se te li tieni per te e pensi questi, se no io non ce l'ho. Ma se li investi nell'amore, si moltiplicano. Il cristiano, come dicevano i padri della Chiesa, è un povero, povero, che rende ricchi molti. Qualche volta non siamo molto poveri e non rendiamo ricchi a nessuno e perdiamo anche la nostra. Se sono povero posso riconoscere chi è veramente il fratello che ha bisogno di me. Per questo, non distogliere uno sguardo dal povero. E continua a tradurre l'accoglienza nei mille modi dell'amore, ma anzitutto nell'amicizia. Questo lo possiamo regalare tutti. Ecco perché mettiamo al centro i poveri, che sono persone con i loro pregi e difetti, come tutti e come noi, per cui è importante entrare in relazione personale con ognuno di loro. L'arcivescovo nelle scorse settimane ha celebrato la messa nella chiesa di Sant'Ambrogio di Ozzano a 70 anni dalla morte di Madre Maria Foresti. La celebrazione è stata ulteriormente rallegrata dalla notizia giunta l'8 novembre dalla sala stampa della Santa Sede. Con un decreto, infatti, il Papa ha riconosciuto le virtù eroiche della serva di Dio, Madre Foresti, fondatrice della Congregazione delle Suore Francescane Adoratrici, che diventa così venerabile. Il Signore vuole fare festa, ha detto il cardinale nel corso dell'omelia. Quello di Madre Francesca era un amore condiviso e totale. Questa è una casa di preghiera e adorazione dell'Eucaristia e della vita, che ci aiuta a condividere il pane del cielo e dunque anche quello della terra. Madre Francesca aveva imparato da Padre Pio lo spirito francescano, ha proseguito l'arcivescovo. San Francesco ascoltò Gesù che gli chiese di riparare la sua chiesa come si fa con il cuore. L'amore ripara tutto con il cerotto del cuore. Se c'è l'amore, si sta meglio e c'è tanto da riparare. Gesù ripara il peccato con la misericordia. Ci sono tante realtà che qui vivono attorno a questa casa meravigliosa che la madre ha voluto dedicare al Cristo storico nella Palestina ed è chiamata Betania. Betania perché Cristo deve trovare dei cuori accoglienti di Lui nell'Eucaristia e nei poveri, cosa che abbiamo sempre cercato di fare. E già dal 51 la madre aveva accolto come asilo infantile qui, proprio nel convento, ed è una cosa eccezionale, i bambini delle famiglie bisognose dopo la guerra. Questa casa era stata appunto bombardata con 16 bombe, miracolosamente per la fede della madre
sia salvata lei, le suore e i familiari. Il fratello l'ha donata nel 49 perché si potesse realizzare veramente il sogno della sorella, cioè dare al Signore questo luogo eucaristico. Così nel 53, prima che la madre salisse al cielo, il benemerito cardinale Giacomo Lercaro, ecco, diede l'approvazione per l'adorazione eucaristica, che sempre fu viva qua. Le suore vestirono l'abito religioso, fecero la loro professione e insieme all'adorazione si dedicavano, come anch'io qui per 36 anni, nella scuola vicina all'educazione delle nuove generazioni. Il coro Madre Foresti, diretto da Michele Ferrari, ha festeggiato i suoi 10 anni di attività con un concerto nella chiesa parrocchiale della Quaderna. Magnifica, magnifica, anima La numerosa comunità originaria dell'Ecuador, residente a Bologna, ha celebrato nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano la festa della Virgen del Quince nel giorno della presentazione al Tempio di Maria Santissima. Il titolo del Quince ci riporta a una devozione profondamente radicata nel paese latinoamericano. Secondo la tradizione, pochi decenni dopo l'inizio dell'evangelizzazione della regione, un gruppo di indigeni di Lumbisi commissionò ad uno scultore spagnolo, Diego de Robles, una statua della Vergine Santissima, che poterono ripagare solo con tavole di legno di cedro, non disponendo di denaro. Una fessura nella roccia fu il primo santuario della Madonna e lo stesso scultore beneficiò dell'intercessione della Vergine, avendo salva la vita in un incidente. Si racconta che talvolta i fedeli trovavano vuota la nicchia della Vergine per poi ritrovarla presente con i piedi sporchi di fango, intendendo così che la Madonna fosse in visita ad ammalati e bisognosi. Nel 1604 l'immagine venne trasferita nel villaggio di El Quince, da cui prese il nome e dove le venne eretto un grande santuario, verso il quale cominciò a svilupparsi progressivamente la tradizione di pellegrinaggi di massa, soprattutto in occasione della festa di novembre. L'immagine della Vergine, chiamata familiarmente la Pequeñita, è alta 62 cm ed è rivestita, secondo l'usanza spagnola, di preziosi abiti di broccato con pietre preziose e fili d'oro. Il suo volto è scuro e i lineamenti del volto del piccolo Gesù richiamano quelli dei bambini meticci. Con la migrazione degli ecuadoriani verso Stati Uniti, Italia e Spagna in particolare, la devozione alla Virgen del Quince cominciò a diffondersi anche in questi paesi. La comunità bolognese ha voluto celebrare la ricorrenza rendendo alla Vergine anche l'omaggio delle proprie espressioni culturali originarie. Monsignor Stefano Ottani, che ha presieduto la celebrazione, si è detto particolarmente legato alla Virgen del Quince, avendo ricevuto proprio nel suo giorno il possesso canonico della parrocchia in cui ha sede la comunità. Nei giorni scorsi al Palazzo Fanin di Persiceto sono risuonate le musiche e le atmosfere del capolavoro Nuovo Cinema Paradiso, pellicola datata 1988 per la regia di Giuseppe Tornatore. L'occasione è stata la presentazione del volume La Gloria e la Prova, il cui autore è Totò Cascio, il piccolo salvatore del film che oggi, 44enne, ai presenti e nelle pagine del libro ha raccontato come la fede lo abbia sostenuto dopo la dura prova della malattia, che da qualche anno ne ha compromesso la vista. Era da anni che avevo il sogno, forse anche il bisogno, di mettere nero su bianco il primo passo più doloroso della mia vita. E quindi è emozionante ed è a volte pure prezioso. La mia autobiografia, scritto con Giorgio De Martino, edito da Baldini e Castoldi, ed è un libro, dico sempre, ripeto, liberatorio e terapeutico, quindi dai, è molto bello
è una presa di coscienza, una consapevolezza, è una ripartenza più che altro. Qualche mese fa la strada di Totò si è legata a quella di Bologna dopo il suo incontro con gli uomini e le donne dell'Istituto Cavazza, che da oltre un secolo si occupa dell'accompagnamento delle persone non vedenti. Il Cavazza è un'eccellenza per la città di Bologna, l'Istituto Francesco Cavazza, dove lì ho condiviso 9 mesi della mia vita insieme ad altri ragazzi e alla fine non mi sono sentito solo, quindi ho capito che la condivisione è fondamentale ed è un luogo ormai che ho fatto mio. Quindi sono grato e ogni tanto torno per riassaporare quei momenti speciali. Notte di pace, notte di speranza, il titolo del concerto che si svolgerà nella Basilica di San Petronio il prossimo sabato 2 dicembre dalle ore 21 e il cui ricavato sarà utilizzato per offrire a 40 bambini ucraini rimasti orfani una vacanza al mare la prossima estate per allontanarli dalle zone di guerra. A esibirsi sarà la Young Musician European Orchestra e, per la prima volta in Italia, il violinista brasiliano Guido Felipe Sant'Anna, insieme, fra gli altri, a un coro di bambini di Ternopil in Ucraina. Celebriamo sicuramente il tema della pace per noi fondamentale, per noi rotariani e per tutte le associazioni partner che si sono collegate con noi, e quindi abbiamo raccolto l'auspicio di Sua Eminenza, il Cardinal Zuppi, a ospitare, dare un momento di sollievo a bambini ucraini provati dalla guerra da tanto tempo ormai. Saremo, spero, tanto numerosi il 2 dicembre per questo concerto emozionante in cui avremo anche un coro di piccoli bambini provenienti dall'Ucraina, provenienti da una città dove fin dagli inizi della guerra sono stati sfollati per salvarli dai momenti più crudeli della guerra. Cosa faremo quest'estate? Accogliendo appunto l'invito di Sua Eminenza, ospiteremo 40 bambini provenienti da Ternopil e adesso ospitati presso la parrocchia di Ucraina di Ternopil, con cui siamo in contatto, per 2 settimane sulla nostra costa romagnola, cercando di dare un momento di svago e di serenità a questi bambini così provati. Una serata di musica, naturalmente, con questi giovanissimi solisti che vengono da tutto il mondo, in particolare Guido Felipe Sant'Anna, che fa il suo debutto in Italia col concerto di Mozart, e poi un pezzo bolognese, perché è legato a Torino Respighi, la suite numero 3 di Respighi, e poi chiuderemo con l'Alleluia dal Messia di Handel, cantato da circa 300 coristi, molti dei quali vengono dai cori amatoriali di Bologna e dell'Emilia Romagna, coordinati da Erco. Quindi uno spettacolo nello spettacolo. Un'iniziativa che mette assieme tante realtà, ecco, il Rotary, la Basilica di San Petronio, la Chiesa di Bologna, e l'Orchestra Giovanile Europea e appunto il coro dei giovani bambini ucraini. E poi anche tanti altri cori amatoriali che hanno aderito a queste iniziative e che parteciperanno con l'ultimo brano, tratto dall'Alleluia, tratto dal Messia. Presentiamo qui stasera i canti di Hedwig di Anversa, pubblicati nel 2022 dalla casa editrice Marietti e tradotti per la prima volta integralmente in italiano. Hedwig era una poetessa mistica brabantina, una donna di straordinaria cultura che non fu una monaca ma una beghina, ovvero una di quelle donne che a partire dal XII secolo nella sua diocesi di appartenenza e poi in tutta Europa decisero di vivere come delle monache, rimanendo però laiche, quindi vivere insieme in piccoli gruppi o da sole, dedicandosi alla carità attiva nel contesto urbano tra i poveri e i malati e lavorando per mantenersi. Accompagneremo le letture delle poesie della mistica Hedwig
Abbiamo scelto per la serata un repertorio di trovieri del nord della Francia, proprio perché nelle sue poesie lei si ispirava molto alla metrica di questi poeti, artisti e musicisti. Dunque, mentre Silvia Curo leggerà una selezione di canti della mistica, noi li accompagneremo con delle musiche selezionate appunto per l'evento. Una figura complessa come d'altra parte tutti i mistici, perché il mistico come tale nasce come colui che non parla, però vuole comunicare una propria esperienza. Il modo con il quale comunica la propria esperienza è attraverso lo scritto va interpretato. Mistica è un'esperienza dell'anima, quindi non distingue tra maschile e femminile, però certamente siccome l'esperienza mistica è un'esperienza sponsale, è evidente che la femminilità gioca un ruolo primario e quindi la figura femminile dentro l'esperienza mistica ha una caratterizzazione molto più profonda di quanto non sia quella maschile, ma questo condiziona anche quella maschile. Jadevic parla di questo amore che è una potenza divina che pervade l'universo e muove tutto, il sole, la luna e le stelle, rievocando un po' quello che dirà successivamente Dante, ma è anche una spinta interiore che porta l'anima a volersi ricongiungere alla sua fonte, a Dio, che è l'amore. Dunque direi che per un mistico agire e contemplare idem sunt, sono la stessa cosa. Noi molto spesso opponiamo contemplazione e azione perché prendiamo quel brano in cui Gesù sembra rimbrottare Marta e privilegiare Maria, ma in realtà non dice che Marta fa una cosa cattiva, è che Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta, che è il modo con il quale si assapora tutto quello che si fa. Quindi non esiste contemplazione senza azione e non esiste azione senza contemplazione nella vita cristiana. Il ruolo dell'educazione di bambini e bambine nei conflitti e nel diritto alla pace. Hanno dialogato su questo lunedì pomeriggio in Sala Borsa Paola Caridi, giornalista, storica, scrittrice, esperta di Medio Oriente, e il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, in occasione dell'anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'educazione alla pace, secondo me, deve iniziare dai bambini, dalle bambine e dai bambini, perché ai bambini non va nascosta la realtà, bisogna trovare le parole giuste, bisogna trovare il giusto vocabolario. C'è bisogno di descrivere la realtà perché la guerra non sia percepita come un videogioco, come una realtà virtuale e non qualcosa di fisico che succede. E devono capire che la pace si conserva, si preserva, si difende, costruendo la pace, non come era il vecchio detto latino, si vis pacem parabellum, per avere pace bisogna prepararla, questa pace la si prepara sui diritti, soprattutto sull'umanizzazione dell'altro. La piazza coperta di Sala Borsa ha accolto un pubblico numeroso, al quale si sono aggiunti alla fine un centinaio di bambine e bambini della scuola primaria San Domenico Savio, che in coro hanno cantato e mostrato i cartelloni sulla pace preparati per l'occasione. È un bellissimo modo per ricordare questa dichiarazione dei diritti, per praticarla, e la prima dichiarazione, la prima conseguenza dei diritti è l'educazione. Anzitutto il diritto alla vita, il diritto alla pace e il diritto all'educazione per essere qualcuno. E credo che con l'università e la scuola capiamo quanto è preparare il futuro. Essere, è un piccolo pezzo per essere artigiani di pace. Una messa per ricordare le vittime degli incidenti stradali che causano purtroppo ancora nella nostra regione centinaia di morti e migliaia di feriti. Il cardinale arcivescovo ha presieduto la celebrazione in cattedrale ricorrendo la giornata mondiale delle vittime della strada, istituita dall'ONU nel 2005 per dare giusto riconoscimento per le vittime della strada, per le loro famiglie e al contempo rendere omaggio ai componenti delle squadre di emergenza, agli operatori di polizia e ai sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze traumatiche della morte e delle lesioni sulla strada. Oggi appunto ricordiamo tante persone morte improvvisamente, vittime della strada, ma non vittime della strada, perché la strada è la strada, vittima
nel modo qualche volta davvero folle di vivere. Per cui anche nella strada siamo pericolosi. Molte volte ce ne accorgiamo, purtroppo amaramente dopo, che non è così. Ma noi viviamo anche in una generazione che ci spinge a questo, che accarezza un senso di invulnerabilità, un senso di una vita forte, potente, in cui il male non c'è e quindi posso pensare di essere sempre io a decidere tutto. Erano presenti in cattedrale con il gonfalone della Regione Emilia-Romagna membri dell'Osservatorio per l'Educazione e la Sicurezza Stradale e dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada di Bologna. L'Istat ha diffuso i dati degli incidenti stradali verificatisi lo scorso anno in Emilia-Romagna. Nel 2022 ci sono stati 16.679 incidenti stradali che hanno causato la morte di 311 persone e il ferimento di oltre 21.600. Oltre il 70% degli incidenti si è verificato sulle strade urbane, provocando 127 morti e 14.500 feriti. Gli incidenti più letali avvengono sulle autostrade e sulle strade extraurbane. L'incidentalità rimane molto alta lungo la costa e nei comuni capoluogo di provincia. È stata rinnovata per ulteriori 3 anni la convenzione sul prestito di soccorso tra la Fondazione San Matteo Apostolo Onlus, Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum per facilitare l'erogazione di finanziamenti a favore di persone con difficoltà di accesso al credito e in condizioni di sovraindebitamento. Banca Mediolanum mette così a disposizione della Fondazione San Matteo Apostolo Onlus una linea di credito rotativa fino a 150.000 euro che verrà utilizzata per accordare prestiti con rimborso rateale a soggetti in difficoltà, individuati grazie proprio all'attento lavoro della Fondazione San Matteo in stretta collaborazione soprattutto con i centri di ascolto presenti nelle diocesi della regione ecclesiastica. L'accordo è stato firmato in seminario da Monsignor Douglas Rigattieri, vescovo delegato della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna per il Servizio della Carità e vescovo di Cesena Sarsina, Maurizio Rivola, presidente della Fondazione San Matteo Apostolo e Giovanni Pirovano, presidente di Banca Mediolanum. Penso che il significato di questa firma vada nella linea della collaborazione che deve esistere tra la dimensione ecclesiale e anche in questo caso un istituto di credito che si rende disponibile per venire incontro ai bisogni delle persone più povere, sofferenti, che hanno immediatamente bisogno di aiuto e di prestiti. Sì, per Banca Mediolanum l'impegno di essere a fianco delle fondazioni antiusura diocesane e in Emilia Romagna la Fondazione San Matteo Apostolo è motivo di grande gioia e anche è un motivo per rinnovare l'impegno a fianco alle persone che per tante cause non dipendenti da loro negli ultimi anni sono state espulse dal circuito bancario. Ridare a loro la cittadinanza bancaria, di nuovo poter avere un conto corrente, poter avere un fido senza garanzia e a condizione praticamente zero è fondamentale. Quindi la Banca Mediolanum tramite la sua attività di affiancamento alla fondazione svolge un'attività anche di sostegno al solidaristico di mantenimento della coesione sociale, che è un bene primario di qualunque comunità. Sostegno che dà la Banca Mediolanum è una marcia in più rispetto alle imprese bancarie in senso stretto. Che la impresa bancaria in senso stretto finanzia lo sviluppo di un territorio, ma non si cura molto delle situazioni di marginalità. Pari
Padre Mario Micucci, rettore della Chiesa di San Girolamo della Certosa, è il promotore instancabile di tante iniziative di valorizzazione non solo della Chiesa, del principale cimitero cittadino, ma anche delle memorie del lungo periodo monastico che sta all'origine di questo spazio, trasformato in luogo di sepoltura, dopo la soppressione napoleonica nei primi dell'Ottocento. I monaci certosini, che fecero di questo luogo uno spazio di silenzio, di sacrificio personale e di preghiera, portarono la bellezza dell'arte in questi luoghi che ora sono spazi della memoria e della preghiera per i nostri defunti. Nei mesi scorsi è stata ripristinata attraverso un restauro e una pulizia profonda la sagrestia monumentale della chiesa di San Girolamo con tre pregevoli e grandi tele seicentesche. E le tre tele riguardano la tela del Bonesi, la Madonna con Santa Maria Maddalena e Sant'Ugo da Lincoln, poi Graziani con l'apparizione del beato Nicolò Albergati a Tommaso Parantucelli, che diventerà prima vescovo di Bologna, poi cardinale e infine papa nel 1447 con il nome di Nicolò V, una tela molto importante. Poi abbiamo la terza tela di Samacchini, la crocifissione di Gesù sulla croce con a fianco la Madonna, San Giovanni Evangelista e un altro santo che dopo il restauro si è potuto tranquillamente identificare in San Marco. È ormai in fase avanzata il lavoro di restauro della torre campanaria della chiesa, edificata su una preesistente cella adibita alla preghiera dei monaci. I lavori sono partiti dall'idea di Padre Mario di illuminare il campanile in modo da ottenere nel panorama notturno come una triangolazione simbolica tra il santuario di San Luca, la città dei vivi e la città dei morti, uniti da un percorso comune di luce. Ben presto ci si è accorti che il campanile abbisognava però di interventi più radicali di restauro. L'intervento di restauro è un intervento conservativo ed è stato mantenuto questa linea progettuale fin dall'inizio, quindi si sono lavati i fronti mantenendoli in essere ovviamente come sono ad oggi, si sono pulite le parti in pietra che è appunto arenaria e consolidate soprattutto nella parte sommitale nei capitelli sui quattro spigoli. E la parte diciamo a sud, quella che guarda San Luca, è quella più soggetta al degrado, quindi sono stati fatti interventi anche puntuali di consolidamento strutturale. Per fortuna siamo quasi alla fine dei lavori della ristrutturazione di questo campanile. Per realizzare, questo era il motivo iniziale, l'illuminazione notturna del campanile stesso a collegamento tra la città di Bologna con San Luca, un collegamento ideale ma che tanto significato può avere. Questa è stata l'ispirazione, il pensiero che mi ha fatto muovere a partire con questo restauro iniziato il 17 aprile di questo anno e spero prima di Natale di poter smontare il ponteggio con i lavori ultimati, lavori che si prevedevano molto più brevi ma che sono andati molto alle lunghe per le problematiche che si sono evidenziate una volta fatto il ponteggio. I tanti lavori di restauro promossi dai passionisti in Certosa restituiscono la dignità e la bellezza di questo luogo, testimone di momenti spesso dolorosi di saluto e di memoria per chi ci ha preceduti nel cammino della vita. È sempre possibile contribuire materialmente a sostegno di questo impegno altamente benemerito. Questi lavori impegnativi anche economicamente dovranno essere coperti e qui è l'impegno maggiore che sto cercando di affrontare. Costo che inizialmente si aggirava sui 110.000 euro che a ultimi lavori supereranno i 250.000. Ho sempre la fiducia sia nei fedeli che frequentano numerosi la Certosa, sia amici e fondazioni e altre istituzioni che spero mi diano una mano per chiudere questo capitolo.